Allora, adesso facciamo un esercizio. Prendiamo R2. Prendiamo un vettore, fissiamo un vettore a piacere, come lo vogliamo fissare? Di figlio. Non troppo complicato. Questo è tutto. Adesso ci avete presente le due operazioni fondamentali, cioè un vettore io lo posso sommare ad altri vettori oppure lo posso moltiplicare per uno scalare. Allora potete fare qualunque operazione, sequenza di operazioni fondamentali che voi vogliate, potete utilizzare tutti gli scalari che volete, ma come vettore di potete utilizzare solo due. Facciamo un esempio. Posso fare 3v più v meno per 2 meno v. Quanto vi? Viene 7. Chiaro? Perché viene 7V? Perché 3V più V fa 4V, 2 per 4V fa 8V, 8V meno V fa 7V. Poi inventatene voi un altro, dai, che posso fare? Me l'ha detto tu, va, inizia lì. 4 sì. Meno 3 per sì. Diciamo meno 3 v più 2 no, 2 no, più 2 v 2 v facciamo per no, per se faccio qua posso continuare sopra e non farlo. Che punti già ci sta. Non posso continuare su questo. Allora non posso. Più? No, meno. 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 Meno 4. 4 punti. Ok. Fate il conto di quanto fa. Questo lo possiamo fare perché questa è la differenza tra due scalari che noi non vuole. Quando è? Meno 5. Come abbiamo risolto stavolta? Allora, poi nelle parentesi lo facciamo prima, 4 meno 3 fa 1, 1 per meno 3 fa meno 3 più 5. Qua abbiamo usato prima la proprietà distributiva a sinistra, poi la proprietà associativa. Poi qua meno 3v più 2v meno 4v, usate la proprietà associativa della somma, qua meno v meno 4v meno 5. Chiaro? Oh, questo a livello geometrico che significa? Allora, mettiamo che 5, 2 era questo vettore qua, qua stiamo a 2, qua stiamo a 5, in un caso lo moltiplichiamo per 7, quindi questo è quando arriva a 14, qua arriva a 35, questo è 7v, nell'altro caso lo moltiplicavo per meno 5, meno 10, meno 25, questo è meno 5. Secondo voi se vado avanti con questo tipo di operazioni cosa posso ottenere? Cioè se continuo a fare gioco, questo gioco qua,
sempre la stessa retta non significa. Io quando faccio queste operazioni qua ottengo dei vettori. Che vettori ottengo? Quindi rinuncio alla cosa che hai detto in maniera più precisa. Ottengo dei vettori che stanno sulla stessa retta. Non ottengo la retta, ottengo dei vettori che stanno sulla retta. Posso uscire dalla retta? No, perché fino a che ci metto solo V non esco mai da quella retta. Fate semplificate, eccetera, fate, alla fine uscirà un multiplo di V. L'abbiamo visto sia prima che dopo. E fino a che uso solo V, usando le varie proprietà, alla fine arriverò. Oh, e i vettori della retta li posso ottenere tutti? I vettori della retta li posso ottenere tutti? Sì o no? Sì o no? Sì. Sì. Sì, perché? Perché io prendo un vettore, dovunque sia su questa retta, sarà lambda Q, no? Ci sarà, a seconda della lunghezza, sarà un lambda positivo se sta di qua, un lambda negativo, però ci sarà sempre un lambda. Per quale motivo? Perché se prendete questa unità di misura 1, andate a misurare, questo sarà lambda volte questa lunghezza qua, e quello sarà lambda Q. E come a ogni punto su una retta orientata corrisponde un numero reale. L'unità di misura la prendete uguale a V su quella retta orientata che ha la direzione V, e quindi a ogni punto su quella retta che rappresenta un vettore corrisponde lambda V e viceversa. Quindi ottengo i vettori di questa retta. E funziona sempre con qualunque vettore questo discorso, no? Ottengo. Che succede se cambio vettore? Invece di prendere 5, 2 metto 2, 4. Una retta diversa. Ottengo sempre una retta però. Sempre? No. Quando no? Tipo 0, 0. C'è un caso in cui non funziona. Se parto da 0, 0. Che succede? Rimango all'origine. Quindi se facciamo questo gioco, questo esercizio, se parto da un vettore V e faccio somma eccetera, ma come vettore uso sempre solo V, posso usare tutti gli scalari che voglio, e mi escono tutti i multipli di V che stanno su una retta. Se invece parto dal vettore nullo non ottengo niente, ottengo solo il vettore nullo che già c'avevo. Quindi si dice che il vettore nullo non genera niente, genera solo il vettore nullo. Invece il vettore V che cosa genera? La retta passante per adesso invece di fare di partire da un vettore, partiamo da due vettori. Il due lo scrivo io. Adesso cosa possiamo fare? Per esempio possiamo fare 3 1 meno 2. Quanto fa? Siete capaci di farlo a mente? Sarebbe 3 e 5, 2 meno 1, 1, quindi 15, 6 meno 1, 1. Poi posso fare anche 1 meno 3, 2. Questo quanto fa?
Stavolta scriviamo solo i risultati. Meno 14. 2, virgola, meno 1. Oh, se ripeto questo gioco cambiando gli scalari, quali vettori ottengo? Stavolta non stanno più su una retta. Quali vettori ottengo? Dove stanno però? Sicuro stanno? La partita R2 stanno in? R2 ci stanno. Da R2 non si può uscire, che l'operazione è interna. Le operazioni sono interne. L'operazione interna e l'altra comunque va a finire in R2. Chiaro? Oh, qual è il punto? I vettori di R2 in questo modo li posso ottenere tutti o no? Secondo voi? Sì o no? Sì? Sì. O no? C'è un solito sondaggio? Allora, invece di fare un sondaggio che la fallacia del termine intermedio, no? Se tizio dice A e quell'altro dice B, la verità sarà in qualche punto intermedio. Allora, se uno dice che 2 più 2 fa 4, l'altro dice che 2 più 2 fa 5, la verità non sta, non fa 4 intermedio. Posso anche dire che uno dice che 2 più 2 faccia 5, l'altro dice che 2 più 2 faccia 6, può essere peggio ancora. Chiaro. E può accadere anche volutamente. Mettiamo che allora ti vogliono fregare una cosa che sta a 100 euro, te la vogliono far pagare di più. Allora tu vedi che quello si litiga col commerciante, che quello, il commerciante dice che ma trovando 150 euro e quello gli offre 120 e quello non glielo dà e quello se ne va. Poi fa, il commerciante fa la faccia quasi pendita, come quasi a 120 è disposto a darlo, allora tu vai subito là sicuro, cioè l'ha negata a quello, quindi deve essere un prezzo buono, quindi vai, lo compri per 120, poi vai avanti e scopri che costava 100. Chiaro? E magari la sceneggiata è stata fatta a tuo uso e consumo. Comunque, tornando qua, come possiamo vedere se riusciamo a ottenere tutti i vettori? Un vettore come è fatto? Un vettore generico V come è fatto? Avrà due coordinate. Come la vogliamo chiamare? Chiamiamola X e Y. Vedete, qua c'è un... Solitamente c'è un casino con le notazioni. Perché? Allora, se io prendo i vettori e chiamo V per indicare un vettore, poi V1, V2, V3 per indicare vettori diversi, ma non posso indicare V1 e V2 per indicare le coordinate. E quindi magari le coordinate le chiamo X e Y. Se invece X le uso per uso lettere diverse per indicare, uso, che ne so, V, U, W, allora le coordinate posso chiamare V1, V2, V3. Si usano entrambi i sistemi, dipende dai casi, ma insomma, si capisce dal contesto, quindi non ci vi dovete abituare. Oltretutto c'è una doppia problematica, cioè in genere le coordinate fino a R2 R3 in genere si chiamano X ascissa, XY ascissa ordinata, XYZ se siamo in R3, da R4 in poi si chiamano quei numeri, quindi si usano le lettere, per esempio X che avrà coordinate X1, X2, X3, X4, X5. Quindi XYZ in particolare si usano molto spesso sia come nomi di coordinate che come nomi di vettori in analisi.
vi dovete abituare. Sul libro si capisce meglio perché ci sta il grassetto, eccetera. Comunque, in questo caso è chiaro che stiamo in R2, X e Y sono le due. Allora, questa scrittura qua di che tipo è? Non è tipo lambda V1 più mu V2, eh? Ok, almeno questa operazione la posso fare, perché io posso prendere V1 moltiplicato per lambda, prendere V2 moltiplicato per mu e poi sommare. Questa la posso sicuramente fare. Poi potrei fare operazioni apparentemente più complicate, però almeno questa la posso fare. Allora, vediamo un po' se riesco a far uscire V. Cioè, qual è la mia idea? La mia idea, io lambda e mu sono generici. Allora, imponiamo che lambda V1 più mu V2 faccia V. Ok? Questo cosa si traduce in termini di coordinate? Allora, chi era V1? Allora, V è X, e lo sappiamo. Chi è V1? Sta scritto là. 5 e 2. Chi è V2? 1, 1. E quindi quanto viene qua? Lambda 5. Lambda 5 per lambda 5. No, no, no. Viene 5 lambda più mu. Prima componente, 5 lambda. Prima componente, mu, fa la somma, viene 5 lambda più mu. Si mette sempre prima il numero. 5 lambda più mu. Da quest'altra parte quanto viene? 2 lambda più mu. E questo deve essere uguale a questo. Allora, in che si traduce? La nostra uguaglianza in che si traduce? In un? Sì? Ah, un sistema. Cioè noi dobbiamo avere 5 lambda più mu uguale a x e 2 lambda più mu uguale a y. Se vuoi risolvere questo sistema? Io direi di sì. Che dire? Cioè, risolvere che cosa significa? Significa x e y chi sono i dati, quelli che voglio far uscire. E lambda e mu sono le incognite, cioè quelle che posso decidere io. Posso trovare lambda e mu che soddisfino il sistema? Perché? Chi è lambda? Come facciamo a fare lambda? A occhio, dai. Ma qua è x meno y fratto 3. Questo se ne va la mu. X meno y, mu e mu se ne va, viene 3 lambda a sinistra, divido per 3 e ottengo lambda. Poi che cosa faccio? Sostituisco questo valore di lambda in una delle due equazioni. Per esempio, nella seconda, qua mi viene 2 terzi per x meno y uguale y. Quindi mi viene 2 terzi x uguale y terzi. Quindi semplificando i terzi viene y uguale 2x. A questo punto in realtà a me mi serviva, scusate, ho sbagliato perché non c'era mu, ho dimenticato. Allora, 2 terzi x meno y più mu uguale y, quindi mu uguale porto dall'altra parte e quindi mi viene 5 terzi y meno 2 terzi y, cioè 5 y meno 2 x terzi. Avevo fatto pure un errore di disegno. Questo è molto.
5x meno 2x fratto 2. Allora, vedete, se io moltiplico questa equazione per 5, faceva 10 lambda più 5 mu uguale 5x, no? Questa equazione per 2 faceva 10 lambda più 2 mu uguale 2x, e poi faccio la differenza 5y meno 2x, i lambda se ne vanno, 5 mu meno 2 mu fa 3 mu, divido per 3, ok. Questa è la soluzione. Allora uno può dire, ma siamo sicuri di aver fatto bene? Allora, come si fa a verificare? Come si fa a verificare? Proviamo a mettere dei numeri. Per esempio, xy metto 13, 21. Facciamo 13, 21. Okay. Quanto viene lambda? Lambda viene meno 8 terzi. Che 13 meno 21 fa meno 8. E mu? Quanto viene? Meno 42 fa 23 terzi. Adesso proviamo a fare meno 8 terzi 5 2 più 21 terzi 1 1. Andiamo a vedere quanto viene. 23 terzi. 23. Ok. Sì. Ha investito x e y nella seconda. Nella. Per provare mu ha fatto 5x meno. Sì. E quindi. No, vediamo un po' se torna è giusto, se no torniamo indietro e correggiamo. Allora vediamo subito. E innanzitutto i vettori quali erano? I vettori di partenza erano 5 2, giusto? Allora 5 2 adesso proviamo che ci sta l'errore, però l'ho visto c'è. Allora lambda sembra questo, vediamo un po', se ci metto 1 1 deve venire 0 1. Se ci metto 5, 2, sì, quasi, ha ragione, 5x, se ci metto, no, 5, 2 è la 5x, 10, meno 10, fa 6. Potrei aver sbagliato anche a sostituire. Allora lambda è meno 8 terzi, ma quella lambda era per 5 2 più mu era per 1 1. Allora se io qua metto 5, 2 mi viene lambda uguale 1
10 meno 10 fa 0. Quindi è giusto. Allora, ah, qua dice quando ho calcolato un mu. Okay. Allora devo fare 5 per 21 che fa 105 meno 26 che fa 79 questo sì, adesso no, no, la soluzione era giusta, ho sbagliato a sostituire. Ok. Allora, adesso andiamo a fare il conto, meno 40 terzi più 79 terzi fa più 39 terzi che fa più 13. Poi l'altro viene meno 16 terzi più 79 terzi che fa più 63 terzi. Adesso semplificate, viene 13. Vedete che cosa. La soluzione è corretta. In realtà è più facile ancora se invece di andare a mettere 13,21, poi come ho fatto per accorgermi che la soluzione è corretta e l'errore stava, ho messo 5,2, cioè se voglio fare uscire il primo 5,2, allora che cosa viene? 5 meno 2 fratto 3 fa 1, 10 meno 10 fratto 3 fa 0. E infatti se voi fate 1 per 5,2 più 0 per 1,1 vi viene 5,2, perché avete preso il primo, sì, e il secondo no. Se invece qua ci mettete 1,1, qua vi viene 0 e qua deve venire 1. Infatti 5 meno 2 fratto 3 fa 1. Chiaro? Quindi tornando indietro, cosa abbiamo ottenuto? Cosa abbiamo dimostrato? Che possiamo ottenere qualunque vettore, cioè se partiamo da v1 uguale 5,2 e v2 uguale 1,1, facendo questo tipo di operazioni possiamo ottenere qualunque vettore. Però abbiamo ottenuto anche un'altra cosa. Che operazione qua abbiamo fatto? Non abbiamo fatto una sequenza come prima con le parentesi eccetera eccetera, ma abbiamo fatto un'operazione un po' più semplice, cioè abbiamo preso il primo vettore e lo abbiamo moltiplicato per uno scalare, poi abbiamo preso il secondo e abbiamo moltiplicato per uno scalare e poi abbiamo fatto la somma. È necessario, può essere necessario fare più operazioni per ottenere di più? No, perché se vi ricordate anche prima, quando facevamo tutte quelle operazioni, poi andavamo a semplificare, veniva, partendo da un vettore veniva un multiplo di un vettore. Se partiamo da due vettori e poi componiamo operazioni ma sempre dello stesso tipo, i vettori sono sempre questi due, ma le operazioni sono sempre di somma e prodotto per gli scalari che più ci aggrada, alla fine verrà sempre semplificando uno scalare per il primo più uno scalare per il secondo. Quindi tanto vale che scriviamo direttamente uno scalare per il primo più uno scalare per il secondo. Questo tipo di operazione si chiama combinazione lineare, poi la vediamo per bene domani. Chiaro? Definiamo cos'è una combinazione lineare. Allora, noi che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che se facciamo la combinazione lineare di questi due vettori a varia dei coefficienti, cosa otteniamo? Cosa possiamo ottenere? Qualsiasi vettore del piano. Più di quello possiamo ottenere? No, perché è piano, stavamo nel piano, non possiamo uscire dal piano. Quindi con due vettori, questi due vettori distinti, andando a fare la combinazione lineare possiamo ottenere tutti i vettori del piano. Questo funziona sempre? Innanzitutto i due vettori come devono essere? Diversi. Ma non basta. Non devono essere non nulli e non basta. Non devono essere allineare. Perché? Allora, se io qua ci metto 5,2 e qua ci metto 10,4, 10,4 io lo generavo già con 5,2, quindi se facciamo un esempio, se io scrivo 3 per 5,2
più 5 per 10, 4. Questo altro non è, questo porto fuori un 2 in evidenza, questo diventa 10 per 5, 2 più 3, fa 13, 5. Capito? Quindi stavolta, mentre per generare una retta mi basta un vettore e basta che non sia nullo, se ce n'ho due, questi quando è che sono significativi? Quando sono non allineati. Allora mi genera tutto il piano. Se sono allineati, che mi genereranno? La retta, a meno che non siano tutti e due nulli, e allora genera solo l'origine. Quindi la cosa si complica. Ora vediamo un'altra cosa. Se io invece di in partenza, invece di due vettori ne uso tre, cosa otterrò? Che otterrò quindi? In generale? In generale sempre sono diversi, non sono allineati, sempre un piano. Sempre il piano, perché più di R2, da R2 non posso uscire. Quindi mo, però se sto in R2, o ne uso 2, o ne uso 3, o ne uso 53, sempre uguale. Addirittura può succedere che se ne uso 53, ma sono tutti e 53 allineati, sempre la retta. Otterrò sempre la retta. Se fossero tutti i 53 il vettore nullo, otterrò sempre il vettore nullo. Quindi come vedete, diciamo, per generare le due ne bastano due, però vanno scelti con un minimo di criteri. Oh. Poi l'altra cosa che abbiamo ottenuto, qual è? Qual è il tipo di operazione che facciamo in realtà? In ogni caso, quella che si chiama una combinazione lineare. Quindi l'idea è, io quando vado a fare queste operazioni ho a disposizione sicuramente le combinazioni lineari. Queste sono le operazioni che mi interessano. Il numero di vettori partenza è fisso e faccio le combinazioni lineari. Cosa ottengo? Sostanzialmente, se uso un vettore, se uso zero vettori, cioè il vettore nullo, ottengo solo il vettore nullo. Se uso un vettore ottengo una retta. Se uso due con un certo criterio otterrò un piano. Se ne uso tre e siamo nello spazio, non è detto che i tre siano inutili rispetto a, cioè uno dei tre sia inutile come era prima per forza. Magari con tre riesco a generare tutto lo spazio. Per esempio, se io prendo i vettori 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, x per il primo più y per il secondo più 0 per il terzo, mi fanno x, y, 0. Chiaro? Quindi con tre vettori posso generare tutto lo spazio. 4 non servono. Allora vedete che si comincia a delineare un concetto che è quello di dimensioni. Cioè, tendenzialmente, se io uso k vettori e faccio le combinazioni lineari, otterrò uno spazio, un sottospazio di dimensione k. Però dobbiamo capire prima che chi è un sottospazio, poi cos'è una dimensione, cos'è un sottospazio di dimensione k. Perché qua non posso ottenere tre vettori, sono uno deve essere forse inutile? Perché siccome tutto lo spazio vedremo ha dimensione 2, allora io quando ho tre vettori, se i primi due erano non allineati, automaticamente ci posso generare il terzo, quindi il terzo è inutile. Posso generarlo con i primi due. E questi concetti li dobbiamo precisare. Non è facilissimo precisare, però lo dobbiamo fare. Chiaro? Ok. Allora adesso solo una cosa vi do, così la meditate oggi, la meditate fino a domani, può essere che vi entri in testa. Allora, mancano 10 minuti, abbiamo giusto il tempo di dare la definizione. Allora, questa definizione
se qualcuno, quando avete fatto, qualcuno ha fatto l'esame di analisi 1, ha visto che ci stavano quelli a fare l'esame di analisi 1, a cui veniva chiesto a tutti la definizione che sto per dare. Quindi regolatevi voi. Allora, sia Q uno spazio vettoriale su un campo K. Siano V1, VH appartenenti a V. La prima cosa si dice combinazione lineare di V1, V2, VH ogni vettore V del tipo somma per J che va da 1 fino ad H di lambda J J, dove J, dove lambda J appartiene a K, da ogni J compreso tra 1 e H. Cioè, che cos'è una combinazione lineare? Non è altro che ogni vettore lo moltiplicate per un scalare e poi fate la sua. Però non è questa la definizione che viene chiesta a tutti. Cioè, questo qua lo dovete sapere ovviamente, perché però questo è facile. La definizione che viene chiesta a tutti è la definizione di dipendenza e indipendenza lineare. La definizione siano V1 VH appartenenti a V come sopra, cioè V è uno spazio di testo o K è qua. V1 VH si dicono linearmente dipendenti se sono se, per definizione, esistono lambda 1, lambda h appartenenti a k, non tutti nulli, e tali che la somma per j che va da 1 ad h lambda j sia il vettore. Quindi cosa deve succedere? Deve succedere che esiste una combinazione lineare nulla che mi dia il vettore nullo, tale che i coefficienti non siano tutti nulli. Esempio: 3v1 meno 5v2 più 6v4 uguale al vettore n. Anzi, mettiamoci uno più semplice: più 2v4, qua ci metto più. Questo è un esempio di vettori linearmente dipendenti. Allora, qua supponiamo che siamo uno spazio vettoriale su R. I vettori quando è che si dicono dipendenti? Quando esiste una combinazione lineare che mi dà il vettore nullo con i coefficienti non tutti nulli. Allora, diciamo che i vettori erano V5, erano 5, V1, V2, V3, V4 e V5.
e io so che V1 meno 5V2 più 2V4 è uguale al vettore 1. Secondo voi, di questi 5 vettori, quando vado a fare le combinazioni lineari, sono tutti utili? Non solo V3, V5, V5 sono utili. In realtà 3 e 5 sono, possono essere utilissimi, non lo sappiamo. Non abbiamo informazioni su V3 e V5. Cosa vi dice quella relazione là? Che ce n'è uno inutile, qual è? Questo è un esempio che si chiama loaded question, oppure domanda complessa. Qual è? E uno ha scelto tra V1, V2 e V4. Perché? Allora, V1 è uguale a 5V2 più, a 5V2 meno 2V4. Lo puoi fare utilizzando V2 e V4. Ma V2 chi è? È V1 più 2V4 fratto 5. Quindi anche V2 lo puoi utilizzare, lo puoi fare utilizzando V1 e V4. Quindi tu puoi eliminare V1, puoi eliminare V2, ma puoi eliminare anche V4, perché V4 è uguale a 5V2 meno V1 fratto 2. Cioè puoi tenere uno dei tre, puoi scegli tu quale eliminare. Ma non servono tutti e tre, perché se ne hai due, tramite una combinazione lineare puoi ottenere il terzo. Quale, puoi, quale, qual è uno che puoi ottenere? Affinché tu possa ottenere uno di questi tre, il coefficiente davanti a questi, perché puoi ottenere uno di questi tre? Perché il coefficiente davanti a questi è diverso da 0. Allora tu lo puoi portare dall'altra parte e dividere il coefficiente. Perciò per avere la lineare dipendenza ci vuole almeno un coefficiente diverso da 0. Perché significa che almeno uno è inutile. Se, se più di un coefficiente è diverso da 0, sempre uno è inutile. Però puoi sceglierlo tra. Chiaro? In qualche modo, come concetto. Però la definizione è questa. Adesso, questo discorso lo approfondiamo domani. Non lo voglio mettere per iscritto adesso. Invece, siccome ho 4 minuti, in 4 minuti mi riuscite a negare questa definizione? Dovete dirmi quando i vettori si dicono linearmente indipendenti, quando H vettori si dicono linearmente indipendenti. Che significa? Dovete fare la negazione di questa affermazione. Allora, negare significa che ogni volta che prendo una combinazione lineare a coefficienti non tutti nulli, il vettore combinazione lineare non mi viene nullo. Cioè quali sono i vettori, le combinazioni lineari che mi vengono nulle? Solo quelle con i coefficienti tutti nulli. Quindi scrivo qua osservazione. Osservazione 1 2H sono linearmente indipendenti se e solo se, sommatoria, ci metto la parentesi, se e solo se tutto quello che sta scritto dentro la parentesi, sommatoria per J che va da 1 ad H di lambda J UJ è uguale al vettore nullo se e solo se lambda 1 uguale lambda 2 uguale 1.
uguale l'andata uguale a 0. Fate attenzione che se i coefficienti sono nulli, è ovvio che qua venga il vettore nullo, non ci sta, non avete scoperto niente. Quindi, normalmente voi mi dite la definizione di vettore lineare indipendente, me la date bene. Poi dico, quando è che sono lineare indipendenti? Quando i coefficienti sono 0 viene il vettore nullo. No! Se i coefficienti sono 0, il vettore nullo viene automaticamente. La cosa importante è che se viene il vettore nullo, i coefficienti devono essere 0. Io l'ho detto, l'ho spiegato bene. Quando arriviamo all'esame, metà di voi, forse un po' meno della metà, lo dice mamma. Chiaro? Quindi batteteci la testa fino a che non l'avete capito. Perché poi non dipende da me, perché se no non si spiega, perché l'altra metà lo capisco.